Una manovra che incide in maniera significativa sulle province, una manovra che oggi taglia in maniera significativa i servizi. Stamattina partono le scuole in tutto il paese e per noi significa 5.000 edifici pubblici, 5.000 strutture, ma significa manutenzione, significa messa in sicurezza, significa mantenere queste strutture efficienti e soprattutto noi oggi diciamo, oltre alla manovra c'è un disegno di legge costituzionale che noi vogliamo modificare, vogliamo concorrere assieme a comuni e regioni a modificare l'assetto istituzionale del nostro paese e soprattutto noi vogliamo concorrere a ridurre significativamente i costi della politica. Se c'è da ricercare la casta, certamente non è nelle province, gli sprechi non sono nelle province. Oggi da un lato la manovra, dall'altro lato le province vogliono dire una parola molto chiara sul tagliando da fare al paese, sul rilancio delle infrastrutture, sulla messa in sicurezza delle nostre strade provinciali. E abbiamo detto in maniera molto chiara che vogliamo ridurre in maniera significativa il numero delle province. C'è un percorso costituzionale avviato alla Camera. La modifica dell'articolo 133 è uno degli obiettivi a cui abbiamo lavorato.